Allora, siamo qui davanti a un cancello della Number One. Una mattinata complicata di lotta, con anche dei momenti di grande tensione, Maurizio, vero? Sì, noi siamo arrivati qui verso le 7, però già dalle 5 i ragazzi erano entrati in sciopero e appena hanno comunque varcato l'uscita del cancello per entrare in sciopero, magicamente sono riapparsi già quelli che avevamo già denunciato come vigilanza privata che aveva picchiato un lavoratore, sono riapparsi anche stamattina. Si sono di nuovo schierati qua davanti chiudendo un'altra volta il cancello, si sono poi in un primo momento ritirati dopo l'arrivo della polizia. In realtà non erano andati via perché non qua davanti, dove l'azienda si è, come potete vedere, barricata dentro fin dalle ore 8 più o meno, davanti a un altro cancello si sono schierati questi bodyguard. E durante comunque una discussione, che però era una discussione in cui si stava parlando del fatto che non possono stare lì a mettere le mani addosso ai lavoratori, uno di questi ha dato una spinta e contemporaneamente un pugno a una delle persone che erano qui in manifestazione in solidarietà con i lavoratori. Questa persona colpita in questo momento è in ospedale per degli accertamenti. Quindi stiamo aspettando di sapere un po' se ci sono delle complicazioni in seguito a questa aggressione, questa nuova aggressione. Stavolta, oltre a materiale fotografico, siamo in possesso di un video che riprende integralmente la scena, video che è già stato girato, già sta circolando e più o meno su tutte le pagine dei giornali, e che testimonia in maniera specifica come queste persone non siano qui per alcun motivo di sicurezza su proprietà privata, ma siano qui per reprimere e picchiare. Questa è una cosa inaccettabile, che abbiamo anche fatto presente poi sia ai funzionari qua presenti che al prefetto, e naturalmente getta un'ombra di assoluta oscurità su quello che è l'atteggiamento dell'azienda, perché al momento attuale ancora non si è capito chi sta pagando queste persone, chi le ha posizionate qui, con quali funzioni, con quali scopi. Quello che però stanno facendo è reprimere con la forza il diritto di sciopero dei lavoratori. Quindi dopo questa cosa abbiamo cercato di mantenere la calma comunque nella situazione, siamo rimasti qui in presidio e siamo ancora qui comunque numerosi, siamo circa 150 persone, anche di più, provenienti non solo da Parma ma anche da altre parti dell'Emilia Romagna, da Cesena, da Rimini, da Bologna, dal Veneto. Quindi abbiamo cercato di dare una risposta di forte solidarietà e unione per far vedere che questi lavoratori non sono soli e che i diritti dei lavoratori non si calpestano. Ecco, appunto accennavi alla lotta e a come ai risvolti della lotta. Uno dei risvolti è consistito nell'incontro col prefetto. Tu, Arif, hai partecipato a questo incontro, com'è andato? Cosa avete chiesto? Sì, praticamente noi oggi siamo andati là dopo un tempo di cui stiamo facendo lo sciopero, siamo andati in prefettura per parlare il discorso che abbiamo chiesto, i quattro punti, che uno sarà che uno di RSA, di rappresentante del sindacato, che c'è un altro, mia collega, a loro hanno licenziato per un motivo, dicono che ha fatto volontariamente un incidente dentro il magazzino, ma non so chi deve avere una mentalità così per far male da solo, per far male da solo, non c'è nessuno, altrimenti se non è un pazzo. Comunque abbiamo chiesto quattro cose, uno perché lui si entra al lavoro, si entra al lavoro, e l'altro abbiamo chiesto che quando l'ultima volta abbiamo fatto il sciopero, che hanno punitivamente hanno trasferiti 8 persone, che 20 km da qua, che stanno tutti quanti ce li hanno bicicletta, quindi è una punizione, si vede, praticamente sono tutti 8 persone che hanno fatto sciopero e 8 persone che di ADL Cobas. Ma se ti serve, la domanda mia, se ti serve per all'altra parte per lavorare, che c'era tanto, perché non tutti i misti? Perché sono tutti quelli che hanno fatto sciopero e perché tutti quelli sono di ADL Cobas? Che siamo 200 persone qua. Poi l'altra abbiamo chiesto che se verrà, che riportano a tutti quanti,
Poi anzi hanno mandato in trasferimento loro a quale cantiere che hanno mandato a loro in trasferta. Loro non sanno neanche che devono venire in trasferta 8 persone di quegli altri cantieri, non sanno neanche che devono venire. Quindi non serve a niente là, ma hanno, per punitivamente hanno mandato. Quindi abbiamo chiesto pure questo, che si fanno tornare in ore che lavorava qua. Poi abbiamo chiesto delle mansioni, che praticamente tutti quanti che hanno cambiato le mansioni, quando abbiamo fatto sciopero, chi faceva picking, faceva carrista, hanno messo pulizia, cioè hanno punitivamente che hanno fatto tutto quanto. Abbiamo chiesto pure questo, e poi l'altra cosa che abbiamo chiesto, la tavola di trattativa, che è l'ultima volta, e tutto quello che succede, tutto quello che succede, trasferimenti, licenziamenti, tutto quello che succede, per solo che l'abbiamo chiesto i diritti, malattia, infortunio, livelli, mensa, l'abbiamo chiesto. Allora loro, invece di dare la risposta, hanno cercato la strada per la guerra. No, cioè, io quello che penso io, per me, praticamente per me quello che penso io, loro hanno intenzione di, cioè, più o meno licenziare a tutti quanti quelli che stiamo facendo sciopero, tutti quanti che facciamo qua con i sindacati, cioè, per me loro hanno intenzione quello, perché se noi siamo iscritti con loro, se chiedo diritti, è sempre la solita cosa, punizione, tutto questo che... Quindi noi abbiamo chiesto che, di nuovo, che loro, come che hanno bloccato la tavola di trattativa, vogliamo che si ricomincia di capo questa qua e viene tutta la situazione normalità, che vogliamo pace, niente altro, cioè, se vogliamo pace, lavorare con tranquillità, noi siamo venuti per lavorare qua. Non per... Vi hanno contattato dalla cooperativa Taddei? Cioè oggi? Scusa. Oggi, dopo questa manifestazione, avete avuto dei riscontri dalla cooperativa? No, la cooperativa non abbiamo scontato niente, solo quelli di prefettura, loro hanno detto che ora va a parlare con loro, ma vediamo che risposta che gli prendono. Ti ringraziamo, Arif.